radiofonica vi porta alla scoperta delle band emergenti umbre. Oggi accanto a me i tecnici ormai periti, un nome, un programma. Allora mi viene subito a chiedervi chi sono i tecnici ormai periti e perché la scelta di questo fantastico nome? Allora, i tecnici ormai periti sono tre ragazzi della campagna perugina e ci teniamo molto a evidenziare il fatto che veniamo dalla campagna. E siamo io, Michele Bigicchia, Francesco Colli e l'assente bassista Lorenzo Giorgini. Il nome viene appunto dalla necessità di mettere in evidenza anche il fatto che abbiamo frequentato e frequentiamo una scuola tecnica l'ITIS a volta e conseguentemente anche mettere in evidenza la possibilità di creare qualcosa di artistico in un ambiente tecnico e grigio. Che poi in realtà non è detto, no? Anche perché dimostrate che anche in questi ambienti molto scientifici, molto tecnici, in realtà emergono delle cose molto, molto interessanti. E allora parliamo proprio del vostro sound, di quello che emerge, no? Allora, quali sono sicuramente le influenze musicali che poi alla fine vi hanno portato ad essere quello che siete? Beh, ovviamente c'è molto dalle avanguardie italiane degli anni 70-80 e poi l'hardcore punk nostrano chiaramente e in ultimo, ma non per ultimo, i CCCP. Se doveste... Anche chiaramente molto hard rock il nostro batterista. Se doveste usare tre aggettivi per descrivere il vostro sound, quali sarebbero? Noise. Sì, magari. Tecnici, non in quanto, non nel senso di tecnica musicale, ma nel senso della, nel senso del tempo, cioè sì, magari anche, chi lo sa. E periti, perché ogni tanto ci lasciamo andare in digressioni alquanto psichedeliche e dopo un po' anche abbastanza noiose. Non è detto, non è detto, si buttano un po' giù ma non è vero. Allora parliamo invece del vostro primo EP. Allora che tipo di lavoro avete prodotto? Come è stato realizzarlo? E soprattutto se c'è un fil rouge che magari unisce queste 8 tracce? Beh, il fil rouge sicuramente è il percorso che parte dalla prima traccia, che è Venti Rivoluzionari, che praticamente sarebbe la dichiarazione di necessità di una rivoluzione che prima di tutto è personale e probabilmente rimarrà solamente personale. E l'abbiamo prodotto nella nostra sala prove, occupata praticamente, nella nostra piccola campagna, nel nostro piccolo paese, con un nostro amico che era l'unico che capace di registrare, quindi abbiamo registrato traccia per traccia, chiaramente con un metodo anche abbastanza professionale, i programmi abbastanza craccati, no? E è venuto fuori un bel prodotto alla fine, considerando la non professionalità, no? Ma guarda che secondo me vanno apprezzate queste cose molto. Poi noi vi invitiamo ad ascoltarli, sicuramente adesso loro in chiusura ci daranno i loro contatti e vi diranno dove li potete trovare, così per farvi un'idea. Però occorre veramente promuovere questo tipo di creatività, perché sono assolutamente genuine e hanno sicuramente degli elementi di innovatività che tante altre band che magari scopiazzano in giro non hanno. Allora, dove vi possono trovare i nostri ascoltatori? Su Facebook, purtroppo, ma è l'unico modo che abbiamo di farci trovare, quindi c'è la pagina Facebook, dopo l'account YouTube e altre e le solite cose. E quindi tecnici ormai periti, teco per i più pigri. Benissimo, allora noi vi invitiamo a dare un ascolto ai Tecope, ovvero tecnici ormai periti, e alla prossima sempre da radiofonica.com.